A voi cosa dicevo? L'età anziana mi impone di appuntarmi delle cose, soprattutto relative a delle date, ma l'età anziana è anche una risorsa, perché ti dà, cioè, ma che sono proprio anziano, quasi, mi aspettavo da parte vostra una reazione di dissenso, invece ho visto tutti d'accordo sul fatto che mi definisco anziano. E mi rendo conto di una cosa, che quando un appassionato di arte, un cultore, uno studioso che sia, un critico, si avventura nella descrizione, nello studio e poi magari come in un'occasione come questa nella descrizione di un'opera d'arte, probabilmente l'ascoltatore, soprattutto quando è un ascoltatore un po' freddo che non si lascia tanto trasportare, coinvolgere, possa anche dare luogo, diciamo, ad una forma di scollegamento e magari supporre che chi sta parlando stia quasi vaneggiando e probabilmente dire: ma queste cose in fondo in questo quadro dove sono? Le vedi tu? Ma probabilmente le vedi tu per un eccesso di zelo, per un eccesso di fantasia nel tuo viaggio all'interno dell'opera. Per cui, per convincervi invece che quello che io proverò a raccontarvi di questo quadro ha un fondamento, voglio farvi vedere alcune cose che riguardano il mondo di Paolo De Matteis e il suo modo di concepire la pittura e di conseguenza il suo ruolo nella società, nella cultura, nel mondo in cui lui era vivo e attivo. Paolo De Matteis è un artista molto colto. Essere un artista colto significa essere un artista dentro le problematiche della società, quelle storiche, quelle della civiltà, le criticità. L'artista colto è un grande interprete. L'artista colto sa che lui possiede in mezzo, in mano, un potentissimo mezzo di comunicazione, che è la sua arte, con la quale parla ai potenti, parla alle folle. L'artista colto è un comunicatore per vocazione, per missione. E permettetemi questa piccola introduzione. Se per favore Gianluca mi manda la foto numero 1, questo dipinto si intitola Allegoria della Sapienza che incorona la pittura ed è uno dei capolavori di De Matteis, più o meno della misura del quadro di cui parliamo stasera, che si trova in un museo americano a Houston, nel Texas. Dicendo questa cosa diamo valore a quello che raccontava prima il caro amico e compagno di battaglia, l'avvocato Francesco Castiello, quello che diceva prima Federica nel presentare De Matteis. Stiamo parlando di un pittore che nel tempo si è reso presente nel mondo intero. Come è arrivato questo quadro in America insieme ad altre decine di capolavori di De Matteis che sono nel mondo? De Matteis non è mai stato in America, tuttavia nel 700 molte famiglie importanti, attratte da uno spirito imprenditoriale, si trasferivano nel nuovo mondo, nel nuovo continente, e portavano con sé capolavori delle loro terre di origine. Questo quadro si trova in America. Cosa raffigura? Raffigura la Sapienza, questa figura in alto che è alata, un po' tagliata la foto, si vede, c'ha le ali sulla testa, Sapienza che fa volare l'uomo verso le altezze della scoperta, dell'intuizione, della scienza, che incorona la pittura. La pittura è la donna in basso che ha in mano il pennello e sta dipingendo una scena, il quadro è sorretto da un titano, perché l'opera pittorica, la tela, cari amici, è una vera e propria creazione, è un mondo. È come il globo terracqueo erretto
dai titani anche l'opera pittorica, che è una meta realtà, è retta da un titano. Ma l'opera del pittore è un'opera che proviene da un dono sapienziale. La pittura è una realtà sapienziale, cari amici. Cioè il pittore in questo momento sta offrendo al mondo, ai suoi interlocutori, al suo pubblico, questa sua visione della pittura. La pittura non è un'entità decorativa, non è un'entità meramente estetica, ma ha una missione culturale in mezzo a noi. Un quadro ancora più curioso è il secondo. Questo quadro, purtroppo noi possediamo di questo quadro solamente una parte, che è la parte centrale del quadro, dove De Matteis si autoritrae. Se per favore mandi l'altra immagine, ecco, è un po' diversa, vedete il cappello è diverso, perché questo quadro, questo che voi vedete adesso nella diapositiva, che si trova al Museo di Capodimonte a Napoli, è solo una parte, un frammento di un grande quadro che era quello precedente. Se per favore rimetti la foto, quella di prima, grazie, che esiste in qualche bozzetto o ritenuto bozzetto dalla critica, o addirittura qualche riproduzione, perché l'opera originale è andata perduta. È andata perduta, esiste solamente quel frammento centrale dove il pittore si autoritrae, e questo quadro, che adesso vi dico subito di cosa tratta, perché così capiamo che le cose che diremo stasera sull'opera di San Nicola a Camerota non sono fantasie di Don Gianni, che siccome ama i quadri li guarda e viaggia come se fosse un tossicodipendente che si avventura, diciamo, in cose sue e soltanto sue, ma sono cose che derivano da una traccia chiara che il pittore ci ha lasciato. Il quadro si intitola Le conseguenze della pace, ed è un quadro meraviglioso. Perché? Perché il pittore sta dipingendo una scena dove due figure allegoriche che rappresentano la Spagna e l'Austria, incoronate dal simbolo sapienziale di Mercurio, si stringono la mano e fanno la pace. Fa riferimento ad un evento storico di fondamentale importanza per l'Europa e la sua rinascita, che è la pace di Utrecht, il trattato di Utrecht, con il quale si mette fine ad una guerra sanguinaria che fu la guerra di successione spagnola. E il pittore celebra senza una committenza speciale, perché lo vuole fare lui, da interprete della storia, da uomo del suo tempo, vuole celebrare la grande importanza, la grande portata storica, sociale di questo evento di pacificazione, al quale partecipano anche la nazione francese e anche l'Inghilterra. Attorno al dipinto ci sono delle immagini, tutte quante potentemente allegoriche. In alto a destra c'è il Papa Clemente XI, che aveva dato un contributo assai significativo a questa pace. Poi accanto al Papa ci sono le allegorie della pace e dell'abbondanza. Poi invece sotto ci sono le virtù, le figure allegoriche delle virtù che inseguono, scacciano, vogliono espellere dalla scena del mondo i vizi. Ancora una volta vi faccio notare che l'opera che sta dipingendo De Matteis è tenuta sulle spalle da un titano, perché il dipinto è una creazione, offre a chi lo guarda l'opportunità di entrare in quel mondo che il pittore sta concependo, sta inventando per i suoi interlocutori. E poi c'è il pittore, e questo è il dato più interessante, c'è il pittore, senza il quale certi eventi della storia, secondo la sua forse anche superba visione, De Dominicis, che è lo storico per eccellenza dei pittori napoletani antichi fino al Settecento, De Dominicis criticherà molto questo quadro e dirà che De Matteis è un arrogante, che De Matteis è un supponente, un superbo,
perché lui attraverso questo quadro aveva detto: io come pittore, come uomo della comunicazione al mondo attraverso l'arte, vi sto dicendo quanto questo evento qui rappresentato è di fondamentale importanza per il futuro della storia d'Europa e quanto la pace sia un valore di portata universale e insostituibile per la crescita dei popoli. Chi è che dice tutto questo? Il pittore. In un atteggiamento, in abito del Dominici si critica proprio questo, che si era raffigurato con una veste da stanza, come per dire: io questa cosa me la racconto mentre sto andando in camera da letto, sto andando a dormire, perché per me fa parte dell'ordinario, fa parte della mentalità quotidiana questo fatto. E quindi nella sua stanza lui parla al mondo come protagonista di un pensiero, di una comunicazione. Accanto a lui c'è una figura molto curiosa a terra, una scimmia. Oltre ad altre figure, sì, c'è una scimmia, ma si sono dette molte cose su questa scimmia, diciamo che è un po' una, anche questa è un'allegoria dell'arte che è simia nature, imitazione della natura, ma in qualche maniera lui vuole anche rendere questo messaggio un messaggio internazionale, mondiale, attraverso questo elemento esotico, che è una scimmia, che era un elemento di assoluta novità. Voglio dire, un napoletano che vedeva una scimmia vedeva una cosa, sono presenti ad esempio nel presepe del Settecento le scimmie, no? Anche per dire cosa? Che quello che l'arte, anche il presepe, celebra è un evento che riguarda il mondo. C'è una cosa molto bella, ve la voglio far vedere, se mi dà la foto di prima per favore, a destra guardando il quadro c'è una citazione biblica, profetica, anche di avvento potremmo dire, i bambini che giocano con i leoni. La pace nell'interpretazione dei testi biblici è una citazione del profeta Isaia, i bambini giocano con gli animali feroci, finalmente sulla scena del mondo riconciliato dalla pace, queste cose inconcepibili sono possibili. L'ultima cosa, giusto così per presentare quanto è importante la terza foto, per favore, questo quadro qui, che è in dotazione della collezione di dipinti antichi della Banca della Campania, si trova nella sede centrale della Banca d'Avellino, è l'allegoria della pittura che dipinge lui, dipinge il pittore, dipinge Paolo De Matteis, ancora un autoritratto. La pittura ha la funzione di portare il pittore nella storia con tutta la portata enorme del suo messaggio culturale, umano e spirituale. Detto questo, veniamo a questo momento così fatale che è il 1711. L'avvocato Castiello gli ha raccontato delle cose relative a questo momento, gli ha detto che il pittore era tornato dalla Francia perché De Matteis ha viaggiato in Europa e, contrariamente a un altro grande pittore, a Napoli nel 700 c'erano due star, due big della pittura. Uno si chiamava Francesco Solimena e un altro Paolo De Matteis. Ed erano i pittori in assoluto più contesi da tutte le corti d'Europa. Solimena era un uomo molto sedentario, non aveva mai viaggiato, era rimasto sempre a Napoli. De Matteis invece era un viaggiatore, un grande viaggiatore. Nel 1711 De Matteis riceve la committenza della cupola di Santa Caterina a Formia. È una chiesa straordinariamente importante perché fa parte di uno dei complessi architettonici più importanti del sud Italia, Porta Capuana, complesso rinascimentale, la Porta Capuana, il Castello Capuana e la chiesa aragonese di Santa Caterina a Formia. La cupola andava affrescata. De Matteis aveva appena finito di dipingere la cupola del Gesù Nuovo a Napoli, che purtroppo col terremoto di metà Settecento a Napoli è crollata e quindi non c'è più l'affresco di De Matteis. E anche che lui aveva vinto l'appalto su Solimena, causando le ire
del biografo De Dominici, che era un simpatizzante di Solimena, che maltratta molto volentieri De Matteis. E se De Matteis per decenni è rimasto nell'ombra, è per colpa anche di questo biografo disonesto del Settecento che l'ha sempre maltrattato, rispetto invece a come ha vantato e esaltato questo altro pite della pittura napoletana tra 6 e 700, che era Francesco Solimena. Intanto De Matteis dirige questo capolavoro della cupola di Santa Caterina a Formina. Una volta che andate a Napoli, andate a vedere perché vale veramente la pena. Contemporaneamente lui risponde, come dice il professore Cassino, a questa committenza che viene da Camerota. Il quadro di Camerota, io a qualcuno dico, e tutti si vantano di De Matteis, De Matteis, De Matteis, ma insomma De Matteis probabilmente in altri posti c'è il fantasma di De Matteis, a Camerota c'è un'opera di De Matteis, un'opera firmata e datata, l'opera di uno dei più importanti pittori tra barocco e rococò, e questa è una cosa di valore assoluto, cari amici. Perciò stasera lo ritroviamo, perché se ci fosse sfuggito questo dato, è meglio che ce lo fichiamo in testa, perché una comunità deve avere coscienza del suo patrimonio, perché è risorsa spirituale il patrimonio materiale. Quando a me, ad esempio, qualcuno, anche di Camerota, che vedo qui presente, voleva sapere quando valeva ma quando vale? Dico, non te lo dico perché non si dice, il valore è un altro, spero che l'evento di stasera possa aiutarci a scoprirlo. La tela di Camerota, il personaggio misterioso probabilmente può essere identificato, perché con una chiacchierata molto interessante che ho fatto con il caro amico professore Vincenzo Di Mauro qualche giorno fa, che ha studiato, ha letto i documenti di archivio, lui mi diceva che a Camerota, fino agli inizi del Settecento, c'è stata una congrega della Santissima Trinità. E questa congrega agli inizi del Settecento si estingue. Quando le congreghe si estinguono, per statuto il loro patrimonio lo devono devolvere in qualcosa che sia affine alle finalità, agli scopi statutari. Probabilmente i membri, i congregati, avevano racimolato negli anni della loro vita, della loro attività, un patrimonio cospicuo, e decidono, chiudendo la vita della congregazione della Santissima Trinità, decidono di convertire il loro ingente patrimonio, dico ingente perché questo quadro è stato pagato tantissimi soldi agli inizi del Settecento, perché un pittore che dirigeva a Madrid, a Parigi, a Vienna, nelle corti, che era un pittore di riferimento dei reali di Spagna, di Francia, ma scusate, quali secondo voi erano i prezzi di questo pittore? Ci volete il quadro a Camerota? Lo pagate quanto me lo pagherebbero i reali austriaci. Chiaro? Quindi per rendervi l'idea, io prima facevo notare al vescovo, questa chiesa, io sono molto affezionato, perché quando sono venuto a Camerota era un campo di pallavolo e l'abbiamo fatta diventare di nuovo una chiesa. Qua in mezzo c'era una rete e i ragazzi di Camerota giocavano a pallavolo. Che siano benedetti, per carità, insomma, però per rendervi l'idea di come stavano le cose. Con l'aiuto del popolo di Camerota l'abbiamo recuperata e davanti al quadro c'era, siccome qui, quando non esisteva Santa Maria delle Grazie ancora, perché era un giudice, poi negli anni 50-60 fu ripristinata la chiesa, ma era un giudice, era proprio scoperta, non c'era manco il tetto, San Vincenzo era in questa chiesa. E San Vincenzo era in una nicchia di legno lì, e la nicchia di legno copriva per metà il quadro di De Matteis. Non era una nicchia importante, diciamo, una cosa degli inizi del Novecento. Io la tolsi, qualcuno insomma fu un po' scontento di questa cosa, ma era vuota, perché San Vincenzo stava a casa sua, al posto suo, la nicchia era vuota, una volta c'era una Madonna, una volta un altro santo, per restituire bellezza e dignità a quest'opera di straordinario interesse.
Dico di straordinario interesse perché non esiste nel Cilento un'opera che come, diciamo, quotazione, parliamo di quotazione così capite meglio, si parla di soldi, tutti capiscono, che come quotazione possa avere la dignità e il prestigio di questa opera che è a Francoforte. E la tela di Camerota quindi quasi sicuramente è l'eredità di questa congrega della Santissima Trinità, che per salutarci ci hanno lasciato questo capolavoro. Di cosa si tratta? Io farò due riflessioni. Uno sul carattere artistico dell'opera, perché è un documento di interesse straordinario, e un altro sul carattere teologico e spirituale dell'opera. Sul carattere artistico, il dipinto è un dipinto interessantissimo perché De Matteis, contrariamente a Solimena, che rimane prigioniero del barocco, del mondo e dei modi barocchi, De Matteis conosce il mondo, conosce i grandi pittori francesi, conosce Carlo Maratta a Roma, inventore del neoclassicismo, che mette fine al naturalismo seicentesco barocco di ispirazione caravaggesca e va verso una nuova maniera di concepire la pittura, figlia dell'età dei lumi, figlia della riscoperta del mondo antico, delle forme antiche, della scultura romana. De Matteis in questa opera ci consegna un documento della transizione dal barocco al neoclassicismo, perché il quadro è diviso in due parti, la parte di sotto e la parte di sopra, che per cromatismo, per somatismo delle figure, il quadro nella parte di sotto è un quadro di impianto assolutamente barocco e naturalistico, e nella parte di sopra è, diciamo, il sipario che si alza sul nuovo secolo, il secolo dei lumi, il secolo del neoclassicismo. Delle foto, la 4 per favore. Questa foto è la predica di San Giovanni Battista di Mattia Preti, che è in assoluto, insieme a Caravaggio, uno dei più grandi protagonisti del barocco meridionale. Si trova a Taverna in Calabria, in provincia di Catanzaro, nella chiesa di San Domenico. Il pittore è ritratto in basso sulla destra. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché De Matteis, la foto appresso per favore, nel San Giovanni Battista, figura splendida, possente, rude, così come era lui nei racconti della storia sacra, fa una citazione quasi letterale del dipinto di Mattia Preti, di cui lui è un grande estimatore. Fra le fonti ispiratrici di Paolo De Matteis c'è Luca Giordano, suo maestro, e Mattia Preti. Se velocemente fai vedere prima e dopo, quella di prima e quella di dopo, vedete, le due figure sono in perfetta armonia. Il San Giovanni di De Matteis è una citazione quasi letterale. Il San Giovanni di De Matteis, forse dalla diapositiva per la foto si vede addirittura meglio, perché il quadro è colorato molto in alto, come voi vedete, e immaginate, il mio sogno sarebbe vederlo a mezzo metro di distanza, ma il quadro sta lì e sta bene dove sta. Tuttavia sarebbe per un amante dell'arte poter prendere veramente, io ho avuto modo quando ero più giovane di vederlo in una casa di Camerota dove è stato custodito per alcuni anni quando la chiesa è stata terremotata, e ancora conservo intatta l'emozione. Allora non ero un conoscitore, un esperto, ero solo un appassionato. E il San Giovanni Battista di De Matteis è una figura in piena corrispondenza con l'uomo che ci è consegnato dai testi sacri, è l'uomo che vive la nudità dell'uomo del deserto, dell'uomo della penitenza, dell'uomo della ribellione, dell'uomo della denuncia, e è l'uomo che si ciba di
locuste e di miele selvatiche, veste di pelli di animale, perché lui è in contraddizione con un mondo fatto di ipocrisie, anche di ipocrisie religiose. Il San Giovanni de Matteis, in piena sintonia con lo spirito e il mondo del Vangelo, è uno che rompe un mondo vecchio per indicarci il varco aperto verso un mondo nuovo. E così vengo anche al particolare, vai alla foto dopo. C'è questa mano che a me piace, diciamo, pensarla come a un particolare che non solo ha un potente valore biblico, neotestamentario, catechetico, perché quel dito è puntato verso il Cristo. Giovanni è il precursore, colui che dentro la storia del mondo ci presenta vivo e presente il Cristo, Redentore del mondo. Ecco, è qui, in mezzo a voi, l'agnello del vostro riscatto. Ma quella mano indica anche, dal punto di vista artistico, la transizione da un mondo di naturalismo barocco a un mondo nuovo, perché De Matteis lo fa con coscienza, con consapevolezza, di neoclassicismo settecentesco. Se mi dai il particolare della foto 7, ecco, lui indica il Cristo, ma la figura di Cristo è tutta impregnata della eleganza tipica della pittura francese, del Settecento veneto, del Settecento romano di Maratta. È una figura pienamente neoclassica. E mentre parlo di Cristo e del neoclassicismo, saluto il padre deputativo di Paolo De Matteis e il sindaco di Piano Vetrale. Ancora, se alla foto appresso, un particolare dell'Eterno Padre, accanto al Cristo, anche l'Eterno Padre è una figura tutta quanta impregnata di quella monocromia e di quel pastello tipico della materia pittorica delle arti figurative del neoclassicismo. Adesso voglio trattare l'aspetto ideologico. Mi rivolgo a una comunità di persone che probabilmente vive anche un'esperienza di fede. Io stasera ho invitato a questa cosa anche i ragazzi di terza media che si stanno preparando alla cresima, e io vi chiederei, per questi ragazzi, siccome noi quando facciamo queste cose non le facciamo per noi stessi, per sentirci sazi di quello che sappiamo fare, che abbiamo imparato, per esibirlo alla gente, ma lo facciamo perché entrino a far parte dell'immaginario, della vita, del destino dei più giovani, dei nostri figli, le tracce della nostra storia, perché altrimenti i nostri figli rischiano di crescere in un mondo senza radici. E le piante senza radici, al primo soffio di vento, si abbattono. Io farei un applauso a questi ragazzi. Sono molto puntuali, allora, dal punto di vista teologico, io torno a quello che vi dicevo all'inizio. Un quadro, nella idea di un artista, è un testo che si apre a dei possibili eventuali lettori. Il quadro nasce per questa chiesa, precisamente per questa chiesa, perciò sotto, accanto a San Giovanni Battista, patrono allora di Camerota, c'è San Nicola, titolare di questa chiesa sin dal 400, perché questa è una chiesa di costruzione quattrocentesca. Quindi nasce, non è che si trova qui per caso questo quadro, è stato ordinato per questa chiesa, nasce per questa collocazione sull'altare maggiore, nasce per stare a quell'altezza, lassù. Vi dico questo perché chi entra oggi, come chi è entrato in questa chiesa un secolo fa, due secoli fa, si trova di fronte questo documento, questo testo che si apre, che è un testo di catechesi. Prima dicevo, un'opera pittorica è un mezzo di comunicazione, sì, cari amici, perché nel mondo in cui non c'è
la televisione, non c'è cinema, non c'è internet. Si comunica attraverso altre cose, ma si comunica soprattutto attraverso l'arte. Prima un caro amico mi ha detto: io non l'ho mai notato davvero questo quadro qui dentro, probabilmente perché siamo troppo abituati ad altri mezzi di comunicazione e troppo disabituati, scollegati da questi potenti mezzi di comunicazione che sono le opere d'arte. L'opera d'arte è come un film, è un quadro come un film. Per cui, perché vi dico questo? Perché questo quadro aveva lo scopo di parlare a un popolo di credenti, a delle persone che venivano qui per celebrare il mistero di Cristo, per celebrare l'Eucaristia, venivano qui per ascoltare la parola di Dio, e tutto questo accadeva al cospetto di quest'opera e di questo racconto e di questa catechesi. Anche qui il quadro divise in due zone, la parte di sotto e la parte di sotto. Nella parte di sotto cosa è raffigurato? Le due figure, San Giovanni Battista e San Nicola di Bari, sono due anime, due dimensioni della Chiesa. La dimensione profetica della Chiesa e la dimensione sacerdotale della Chiesa. Quando De Matteis riproduce, incarna nella figura meravigliosa del Battista la dimensione profetica, fa del Battista un uomo che guarda in faccia la gente, lui guarda verso il popolo. Vedete, lo sguardo di San Giovanni Battista è rivolto verso di voi, perché la Chiesa nella sua dimensione, nella sua missione profetica, incontra il mondo, interpella il mondo, ascolta il mondo, ascolta il cuore dell'uomo. La Chiesa nella sua dimensione profetica entra nelle criticità, nella fame, nella sete, nel desiderio, nei sogni, nella disperazione. La dimensione profetica della Chiesa è la dimensione umana, di esperienza umana. Il Battista qui racconta a quelli che sono in questa Chiesa che c'è una Chiesa che ha un'anima profetica, che cerca l'essere umano, qualunque sia la sua condizione, per accompagnarlo verso una direzione, per accompagnarlo su una strada. E torna il tema potente della mano, che indica una direzione, che è esattamente il fulcro del quadro, il centro della struttura pittorica, figurativa di quest'opera. Dall'altro lato, altro particolare, c'è San Nicola di Bari. Lo sguardo di San Nicola, che è la dimensione sacerdotale della Chiesa, è rivolto verso l'alto. San Nicola, vescovo di Mira, figura importantissima, perché aveva partecipato al concilio di Nicea, aveva fatto una battaglia contro l'eresia ariana, quindi estremo difensore del dogma della Santissima Trinità. È raffigurato negli abiti sacerdotali, episcopali. Il culto di San Nicola era molto diffuso da noi da quando i crociati portano a Bari le reliquie del santo, all'inizio del secondo millennio. E i monaci paschiani avevano portato il culto di San Nicola anche da noi, molto radicato questo culto di San Nicola. E la figura di San Nicola è la figura di un uomo che in una dimensione sacramentale ha un compito straordinariamente importante, quello di condurre il gregge di cui egli è pastore, un pastore ancora, il gregge a Dio, quello di introdurre gli uomini nel mistero di Dio. Perciò, mentre c'è quest'anima profetica tutta immersa, calata nell'umano, c'è quest'anima sacerdotale che indirizza gli uomini in cammino, noi, come stiamo noi qua stasera, che guardiamo il quadro, e li introduce nel mistero della Santissima Trinità. E poi c'è la parte alta del quadro.
La parte alta del quadro che è interessata da questo tema della monocromia luminosa. Vedete, mentre sotto Matteo Mattesi ha usato dei colori forti, il rosso, il verde, il giallo, gli incarnati, qui sembra che tutto abbia lo stesso colore, pieno di luce, è il colore della luce. De Mattesi ha voluto dare l'idea di un mondo fatto di luce, il mondo del mistero di Dio. Grazie a Federica che prima ci ha ricordato che siamo in avvento e stiamo camminando verso la luce vera che illumina ogni uomo. La figura del Padre, del Figlio e dello Spirito sono avvolti in questa potente energia luminosa. De Matteis non è entrato in dettagli anatomici, coloristici, perché quello che interessa al pittore, al comunicatore, è raccontare al mondo, a voi, che in fondo a ogni nostro cammino, a ogni nostro sforzo, c'è il mistero di Dio che ci attende con infinita pazienza e con immensa misericordia. Concludo, perché c'è questo tema centrale che è il tema dello Spirito Santo. Qui vengo ai ragazzi della Chiesa. La figura del Cristo, la figura dell'Eterno Padre, al centro, in questa esplosione luminosa particolarmente intensa, c'è la colomba dello Spirito Santo. Perché così, cari amici? Ogni volta che noi accettiamo di vivere una indicazione che ci viene dalla dimensione profetica, sacerdotale, dalla missione dei pastori, dalle esperienze di fede, dalla nostra ricerca personale, una cosa dobbiamo avere per certo: che questo cammino che abbiamo deciso di intraprendere non è mai un cammino solitario, perché è un cammino che si svolge sotto l'azione e la potenza del mistero di Dio attraverso lo Spirito Santo. Questo racconto che io vi ho fatto, spero di non avervi annoiato, è un racconto che ha interessato fortemente la vita, la spiritualità di Paolo De Mattesi, che era un uomo di cultura straordinaria, di cultura mitologica, di cultura classica, ma anche di profonda teologia e di profondo umanesimo. Questo patrimonio sta a casa nostra, godiamocelo, perché stare sulla faccia della terra, cari amici, significa potersi godere queste cose. Grazie.